Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Tugliani, Ciao. Elena Tugliani, che ci illustrerà un po' l'apparato fonatorio. Cantare in libertà. Bene, com'è composto il nostro apparato fonatorio? Allora, il nostro apparato fonatorio è composto da diverse strutture. Partendo dal basso, quindi andando verso l'alto, come prima struttura troviamo il diaframma. Certo. Qui, più o meno a questa altezza qua. Subito al di sopra i polmoni. I polmoni sono poi collegati verso le vie aeree superiori dalla trachea. Abbiamo poi la laringe, che è la struttura che ospita, così dire, le corde vocali. Certo. Il faringe. È la cavità orale e la cavità nasale. Questo in linea di Ok. massima. Quindi facciamo vedere magari con un disegno Sì, proprio le varie sì, sì. parti. Allora, da questa immagine possiamo vedere la struttura muscolare del diaframma, che è questa qui, subito al di sopra i polmoni. Uno e due. Andando verso l'alto, quindi abbiamo visto diaframma e polmoni, stiamo salendo verso le vie aeree superiori, troviamo la trachea, che è questa struttura qui, le corde vocali, come abbiamo detto prima, le abbiamo nominate, che sono appunto ospitate, tra virgolette, all'interno della laringe. Troviamo poi faringe e cavità orale e nasale. Qui sono rappresentate le corde vocali. In questo caso, nel nostro disegno, si vede benissimo che sono divaricate. Nel momento in cui, si andranno poi a chiudere, quindi queste due strutture si avvicineranno, in quel caso poi si determinerà la produzione di suono grazie alla vibrazione di queste due strutture qui. Bene, questo è come è composto, ma come funziona proprio la fonazione, il fatto di emettere dei suoni? Che cosa avviene? Allora, la fonazione avviene principalmente grazie all'aria. Noi nel momento in cui respiriamo, introduciamo aria all'interno dei nostri polmoni. L'aria che poi noi emettiamo passa attraverso le corde vocali, la vibrazione determinata dal passaggio di aria attraverso le corde vocali è quello che ci permette di produrre il suono. Questo quindi ci può far, diciamo, definire così il nostro sistema fonatorio come il nostro strumento musicale, perché grazie al passaggio dell'aria siamo noi a modulare il suono che produciamo. Quindi la voce è a tutti gli effetti uno strumento, Sì. diciamo. E per quanto riguarda la prima fase della respirazione, sappiamo che diciamo, ci sono due modi per Sì. respirare, quello diaframmatico e quello clavicolare. Vediamo se ho studiato. Nella prima fase il diaframma, che è posto proprio dove ci sono le coste fluttuanti, è proprio qui all'interno e si aggrappa fino dietro nella fascia muscolare che nel momento in cui noi inspiriamo, prendiamo aria, si abbassa e si Esatto. appiattisce. Infatti, se noi controlliamo con le mani, respirando si sente proprio questa larghezza, L'espansione della espansione cassa della gabbia torace. toracica e poi il diaframma automaticamente ritorna al suo Esatto. posto. E poi l'altra respirazione è detta clavicolare Sì. perché si alzano le spalle, è quella respirazione che usano, diciamo, gli atleti, che serve più che altro Per per recuperare recuperare. subito. Ho Esatto. studiato, sì. Però per quanto riguarda il canto, lo dico anche per esperienza, il fatto di alzare le spalle va un po' a comprimere Certo. l'esterno della laringe e quindi questo non ci fa stare completamente rilassati e non va bene, quindi Certo. meglio diaframmatico. Meglio diaframmatica. Bene. Nel caso della respirazione, è meglio respirare con la bocca o con il naso? Allora, diciamo che in linea di massima sarebbe sempre meglio respirare attraverso il naso, perché il naso nasce come struttura per immettere aria, quindi l'aria viene riscaldata, viene purificata e giunge nei polmoni, quindi pura, pulita. Ah, ok. Questo non avviene se si respira Corretto. utilizzando la bocca. È chiaro però che se bisogna prendere aria durante una canzone, bisogna capire se c'è il tempo di respirare attraverso il naso, perché una respirazione attraverso il naso richiede all'incirca 3 secondi per una completa
espansione della gabbia toracica. Mentre con la bocca è Altrimenti, eh sì, istantaneo. altrimenti Bene, istantaneo. quindi se noi abbiamo tempo a livello musicale per respirare col naso, Sì. faremo sempre Una respirazione con il con naso il è da naso. preferire. Ok. Mentre con la bocca, quando non abbiamo tempo, quindi. Certo. Ok, Esatto. Se il ritmo è perfetto. incalzante, Okay. Sempre con la bisogna bocca, e questo è importante necessario. dirlo. Poi, andando avanti, com'è la funzione, insomma, degli altri organi della fonazione? Allora, principalmente noi, quello che ci consente, appunto, come abbiamo detto, di produrre il suono è il passaggio d'aria all'interno delle corde vocali. Sì. Le corde vocali sono fondamentalmente delle strutture tendinee che hanno delle corde, Sono due. sì. Al passaggio dell'aria queste si muovono e producono il suono. Il suono, una volta che è stato prodotto, quindi emesso, va a incontrare delle altre strutture che abbiamo nominato prima, Sì. che sono, possono essere la cavità nasale, la cavità orale, quindi il palato, insomma tutte le strutture che sono al di sopra, che fungono da cassa di risonanza, Ah, possiamo ok, i dire. risonatori, Sì. E diciamo. Ok. E quindi, danno un po' il grazie a questo. colore a quello che noi, al suono che noi produciamo. Ok, poi quello è anche ciò che ci fa identificare, cioè quello che ci Esatto. dà il timbro vocale, Sì, che anche sì, sì. al telefono ci fa riconoscere, diciamo, questo, grazie alle Esatto. nostre strutture. Quindi noi abbiamo la possibilità proprio di spostare il nostro suono in base a Sì. dove proiettiamo l'aria che arriva dalle corde. Esatto. Quindi ad esempio proietto più qua, avrò una voce più scura, se la proietto più qua avrò una voce più chiara, più nasale, Sì. più cavernosa, se la mando verso il palato molle. Oh, l'abbiamo detto il palato molle, abbiamo il palato che è diviso in due Esatto, parti, quindi c'è sì, quello è rigido e quello quello, molle, giusto? sì. Che noi possiamo alzare e dare più sbadigliare. Perché spesso noi usiamo questo proprio negli acuti, per dare spazio, alziamo il palato molle e quindi questo ci dà la possibilità di avere Modulare, diversi, sì, di sì. modulare la voce e avere diversi timbri. Esatto. Bene, e queste corde vocali, quindi in fase di riposo, quando noi siamo in silenzio, sono aperte Aperte, separate. e Esatto. questa apertura sarebbe la glottide, Sì. giusto? E poi invece chiudendo, vanno in abduzione, sì, ho Bravo. studiato tantissimo per fare questa puntata, Si adducono, sì. si adducono, e quindi poi in base a quanto vibrano, se vibrano di meno o vibrano di più, anche perché Esatto. sono elastiche, Sì, sono sì, sì, sì. tendine, avremo un suono più basso, più grave o O più più acuto. acuto. Quindi grave se sono lente e più cicciotte. Oh. Man mano che vibrano si alza anche il tono della voce. Sempre a proposito delle corde vocali, Mario. Nelle donne le corde vocali sono lunghe più o meno 15-20 mm, Sì, sono piccoline. piccolino. Sono più grandi invece nei maschi, tra i 20 e i 25 mm, e quindi questo è il motivo per il quale le donne hanno una vocina un po' più squillante perché le corde sono più Ah, piccoline, ecco. e invece i maschi hanno un tono un po' più grave. Quindi proprio dipende dalle corde, più piccole sono, più sottili sono, più la voce sarà acuta. Sì, E infatti io conosco delle persone altissime sì. che avranno le corde due 2 metri. mil, sì. Ok. E poi sapevi che esistono le false corde? Persone false sulle No, corde. le false Sì, corde. certo, lo sapevo. Ci sono anche le false corde, però che non hanno una funzione Esatto. fonatoria, sono lì un po' a protezione della struttura Sì. Infatti, cordale. Sì, certo. le corde vere sono quelle Che che producono appunto, sì. il E suono. quindi abbiamo sia le corde vocali vere che le corde vocali false. Bene, io ringrazio tantissimo la dottoressa Elena Tulliani Grazie per averci aiutato. Spero, insomma, sia stato di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima puntata. a te. Ciao.